Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore. Questo è il canale della praticità, economicità e razionalità. Qui si fanno solo cose che voi possiate rifare a casa, altrimenti non se ne fanno. Oggi spezzatino alle cipolle. Ragazzi miei, seguite passo passo la ricetta e andrete a mangiare un secondo della signora Maria. Allora, olio extravergine, 2 cucchiai. Si accende il fuoco, fuoco alto per questa fase, si mette dentro la carne di manzo, tagliata a bocconcini piccolini, perché quelli grandi a me non piacciono, perché a me piace mangiare lo spezzatino con la forchetta, non con forchetta e coltello. Quindi pezzettini piccolini, ditelo al vostro macellaio, altrimenti ve lo fate voi a casa, che è ancora meglio. Guardate qua, bello rosolato, colorato, mamma mia che spettacolare, caramellato. Adesso arriva il momento clou. Abbassiamo la fiamma, mettiamo le cipolle, perché questo è lo spezzatino alle cipolle, mettiamo tante 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 cipolle tagliate in maniera molto sottile. Le cipolle devono essere una parte importante di questa ricetta, quindi ne devono andare veramente tante. Poi metto anche uno spicchio d'aglio in camicia, solo una schiacciata, e metto dentro così. Adesso, come ripeto, abbassiamo la fiamma e facciamo stufare le cipolle, finché non si stufano proprio, che lo facciamo così con un coperchio, fiamma bassa, fino a che non sono caramellate. Guardate che bellezza, dopo 5 minuti a fuoco basso, guardate la cipolla che colore che ha preso. Mamma mia che bello, bello soffice, caramellato, insaporito da Dio, dalla carne, la carne insaporita dalla cipolla. A me queste cose mi fanno proprio impazzire. Adesso mettiamo un po' di prezzemolo, così. Poi mettiamo all'incirca un cucchiaio di concentrato di pomodoro, e col concentrato di pomodoro vado a mettere mezzo litro di brodo vegetale, ok? Mezzo litro. Adesso, sempre mantenendo la fiamma bassa, giriamo e cospargiamo così il concentrato si sconcentra. Adesso a fiamma bassa facciamo cucinare per 2 ore in tranquillità col coperchio. Allora, eccoci qui, il brodo è evaporato, è andato via per far posto a questa salsa alla cipolla, cipolla che non troverete più in mezzo alla salsa o sentirete sotto i denti, perché è completamente sciolta nella salsa. Ragazzi miei, la carne vi faccio vedere, guardate qui, non è un coltello, ma vado giù e la taglio, vado giù e la taglio, è veramente tenerissima. Questo adesso lo spegniamo, seguite bene, lo lasciamo riposare 10 minuti così prima di servirlo. Allora ragazzi miei, come avete visto, questa ricetta è assolutamente top, a 5 stelle. Rifate passo passo quello che ho fatto e mangerete una carne tenerissima e super saporita. La cipolla è completamente sciolta, tutte le cipolle si sono completamente sciolte nella salsa, col brodo, col concentrato, con la carne stessa, è davvero un piatto della signora Maria. Potete anche utilizzare questo piatto, questa ricetta qui, per utilizzare la carne come secondo piatto e la salsa la utilizzate con la pasta. Fate una pasta con questa salsa qui, un po' di pecorino sopra e andate davvero a 5 stelle. Vi ho detto di far riposare la carne perché? Perché la carne quando si cucina si contrae, quindi si pressa, e come quando uno contrae i muscoli è duro, bisogna farlo riposare, rilasciare piano piano, e così come il muscolo la carne si andrà ad intenerire ancora di più per ottenere davvero il top da questa ricetta. Fate riposare sempre la carne. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, grazie mille di cuore da Simone, e condividete, mettete un mi piace, ci vediamo, ciao! Muah!